Quindi è disposto a darti sesso. Quindi, esatto, Stefano. Quindi, insomma, c'è chi per avere sesso dà affetto, c'è chi per avere affetto dà sesso. Chi si aggancia sul desiderio vuole affetto ed è disposto a darti sesso. Chi dà il cuore dà affetto per ricevere sesso, esatto. Chi invece, Rocco, non ti ho baciato, esatto, perché c'è la distanza. Chi invece dà sesso, cioè abbraccio completo, è perché in realtà la sua parte emotiva vuole affetto. E quindi anche qua dobbiamo renderci conto di questo. No? Se una persona mi dà affetto, l'affetto è della parte logica, ma la parte emotiva. Adesso leggo, vedo la Beata sanguisughe dal petto, ma non voglio. Se sta fatto, ma a livello logico magari non vuoi sesso, ma la tua parte emotiva, secondo me, se un uomo riuscisse a farti godere, tutti coinvolgeresti, perché tu stai sicuramente, da quando mi hai dato, beh, chi non abbraccia non vale il test, chi non abbraccia non vale il test, tu sicuramente, da tutte le cose che hai detto, ti agganci sul possesso, non sull'affetto, non sul desiderio, cioè devi desiderare, ma poi vuoi possedere comunque. Ma chi si aggancia sul possesso non sta col marito che gli fa schifo. Beh, chi si aggancia sul possesso ha difficoltà a staccarsi se una persona. Sì, chi si aggancia sul possesso ha difficoltà di staccarsi, ha difficoltà di staccarsi se il marito o la moglie gli sta col fiato sul collo. Sono sempre presenti. Sono sempre presenti. Cioè, hanno difficoltà di staccarsi anche se non lo desiderano, anzi, proprio perché non lo desiderano tanto, però questo gli sta come un corvo, diciamo così, col fiato sul collo, magari tradiscono, eccetera, ma hanno difficoltà di staccare, ma hanno difficoltà di staccarsi. Invece, chi si aggancia sul desiderio, si aggancia su persone che sono meno disponibili, cioè su persone che tu vuoi 100 e ti danno 50, 40, 60. Cioè, per fare un esempio, se una persona, mettiamo che una persona, mettiamo a livello logico, mettiamo a livello logico, una persona che vorrebbe, diciamo così, se ha a che fare con una, ecco, diciamo così, se ha a che fare con una persona che vuole, che si aggancia sul possesso e tu inizi una relazione, devi bruciare le tappe, devi bruciare le tappe, devi dirgli, vabbè, domani ci fidanziamo, ti presenti i miei, vieni a cena dei miei, dopodomani poi facciamo questo, facciamo quell'altro, andiamo a convivere, ci sposiamo, facciamo tanti bambini, devi fare tutto un planning, diciamo così, e marcarlo stretto, no? Adesso andiamo a cercare la casa, perché guarda, sono già 6 mesi che siamo fidanzati, adesso è l'ora che andiamo a convivere, è inutile che rompi i maroni, andiamo a cercarci la casa, devi usare questo tipo di approccio, no? Andiamo a convivere, poi magari vediamo se va bene, ci sposiamo, facciamo questo, devi usare proprio diciamo, essere un po', diciamo, marcatamente su chi si aggancia sul possesso, deve essere un po' marcatamente dopo, però. Beh, ma tu, Stefano Gatto, tu sei, come dire, iperlogico, no? Quindi tu sei dell'essere iperlogico, cioè non, quindi ragioni che vuoi il possesso, ma poi anche tu sotto sotto ti agganci su chi alla fine non te la dà, diciamo così. Chi si aggancia sul desiderio, quelli sono i meccanismi di difesa. Chi si aggancia sul desiderio, invece, si aggancia magari su chi gli dice, vabbè, magari andremo a sposarci, andremo a convivere, eccetera, ma poi questo non è mai disponibile, non avviene mai. E insomma, questo è l'eterna lotta, diciamo così, no? Poi è ovvio che magari può essere anche che uno che si aggancia sul desiderio in realtà va a cercare, vorrebbe sposarsi con la persona, vorrebbe più presenza della persona, ma per un motivo logico-razionale. Perché ad esempio, qua poi ci sono tanti fattori che entrano in gioco, no? Ci sono tanti fattori che entrano in gioco, non sono gli unici fattori.
i fattori